è un referendum sulla giunta provinciale, sull'operato in provincia, è nazionale. Non mi sembra un po' rischioso però dare per scontato che non c'entri l'operato dei partiti al governo della provincia? Ma ci mancherebbe se lo dessimo per scontato. La mia affermazione è fondata su dei dati oggettivi, evidentemente, che sono quelli delle elezioni del 2008, delle elezioni del 2013. Il Trentino è assolutamente sempre stato dentro le dinamiche e i trend nazionali, è accaduto due volte, accade anche a queste elezioni. Ecco perché dico che non si tratta di un referendum sul governo provinciale, perché anche a quelle elezioni, quando ci furono risultati negativi per il centro-sinistra autonomista, ricordo un solo senatore eletto nel 2008 e una grande differenza di voti, poi alle elezioni provinciali invece il centro-sinistra autonomista dette un'ottima prova di sé. Questo non significa che evidentemente non si debba fare un'analisi del voto, una riflessione, anche una necessità di impostare meglio la comunicazione dal nostro punto di vista, di riuscire a trovare una maggior capacità di coesione dentro la coalizione. Sono tutte necessità che non dobbiamo solamente al fatto di essere in grado di ripetere un risultato positivo, ma le dobbiamo per assicurare un'efficace azione di governo. Questo lo faremo anche nei prossimi mesi e io sono molto sereno nel constatare che ancora una volta poi i trentini, quando si tratta di giudicare il governo provinciale, sapranno apprezzare le tante cose buone che sono state fatte.